Teofilo Folengo fu monaco benedettino. Nacque nel 1491 e morirà nel 1544. Ebbe una vita particolarmente agitata, diciamo. Divenne monaco a Sant'Eufemia, a Brescia. La novità di questo linguaggio, che si chiama maccaronico, novità di un linguaggio impastato di volgare, dialetto, latino, e dialetti non necessariamente mantovano, ma anche veneto o bresciano. Un misto, dunque, un impasto linguistico, ma naturalmente sempre collocato nell'ambito della lingua latina. Farina, burro, formaggio. Questo è il macaro. Macarone, dunque, è un impasto linguistico, come quello era un impasto di cibo. Terra vaccarum, una terra di vacche, dove c'è il latte abbondante, un mare di latte. Terra vaccarum che nuota, nat in amne lactis, e ancora ricca formento. Oggi c'è il professor Rodolfo Signorini, che è un nostro affezionato e che viene spesso a fare le sue conferenze, dove parliamo di Teofilo Folengo, come ha poi spiegato anche lui. Però abbiamo un ricco programma per l'avvenire, per i prossimi mesi, Covid permettendo, e i principali appuntamenti sono il 19 di febbraio, dovremmo essere a Castel Goffredo a visitare i monumenti della città, ospiti della direttrice del MAST, con un gruppo di soci che hanno già aderito, siamo già una quindicina, ma pensiamo di incrementare, arrivare almeno 20. Il 26 febbraio lo storico Giancarlo Malacarne all'atrio degli arcieri di Palazzo Ducale ci intratterrà su Isabella d'Este. Abbiamo in previsione una relazione del soprintendente dottor Gabriele Barucca sul restauro della chiesa di San Maurizio in via Chiassi in marzo, la data non è ancora stata prevista. Il 25 di maggio abbiamo previsto un incontro con gli studenti di Accademia delle Belle Arti di Brera che presenteranno le loro opere dedicate in chiave moderna, dedicate alla Divina Commedia. Questi sono un po' i programmi nell'immediato e poi vedremo nel proseguio. Grazie.